Italia, popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori e trasmigratori. Recita la frase di Mussolini gravata con lettere fasciste sul Colosseo Quadrato, alias Palazzo della Civiltà Italiana all'Eur di Roma. Quella scritta dopo la trasmissione di Porta a Porta, perché quel funerale del padrino, dove hanno parlato i Casa Monica, andrebbe aggiornata ed integrata. L'Italia andrebbe riscritto su questo palazzo della civiltà italiana all'Eur. L'Italia è un popolo di Casa Moniche, di fiancheggiatori e di vespe. L'Italia, insomma, è una repubblica casamonicana. Bruno Vespa ha aperto la stagione quest'anno di Porta a Porta con ospiti di eccezione. Lunedì Matteo Renzi e martedì la famiglia Casamonica. Con Vera Casamonica, figlia di Vittorio, Vittorio Casamonica, nipote del re di Roma. E d'altronde il re hanno anche il diritto ad andare in onda sulla televisione di Stato. I funerali hanno fatto scalpore nel mondo intero. La trasmissione di ieri sera ha fatto più scalpore del funerale, ma stranamente nessuna testata giornalistica oggi, fatta qualche eccezione, come quella delle Mosche Bianche, ne parla. Io lo rifarei tale e quale esordito ieri sera Vera riguardo i funerali show di suo padre che si sono svolti appunto a Roma il 20 di agosto. Vittorio Casamonica ha detto la figlia, proprio a porta sulla TV di Stato, ospite quindi di questa importante trasmissione in prima serata, non era un boss. E la scritta "Ha conquistato Roma, conquisterai il paradiso" sul manifesto affisso sulla chiesa del quartiere Tuscolano, dove sono svolte appunto le esequie, significa "hai conquistato i nostri cuori" e se qualcuno l'ha interpretata come una rivendicazione di potere si sbaglia. Noi ora potremmo dire, e la prossima volta anche la figlia di Casamonica potrebbe dire, che appunto la trasmissione di Porta a Porta, questo show, non significa appunto niente di strano, ma significa che dopo aver conquistato Roma e dopo aver conquistato il paradiso, dopo i funerali, ora ha conquistato anche la TV di Stato. Bravi i Casamonica. La puntata appunto di ieri sera con ospite a Porta, la figlia di Casamonica, dal titolo "Perché ci fu un funerale da padrino" e dove nasce la famiglia Casamonica che ha conquistato una parte rilevante degli affari non sempre leciti di Roma. Questa era anche una domanda. Ma la domanda invece che facciamo noi è perché, assieme a noi l'hanno fatta moltissimi italiani, migliaia di italiani, perché ieri sera i Casamonica sono stati ospiti di Porta a Porta? La risposta sta nella introduzione di questo editoriale, cioè che l'Italia, da popolo di poeti, artisti, eroi, di santi, pensatori, scienziati, navigatori e trasmigratori, è diventata l'Italia dei Casamonica. Ora, dare voce a questi personaggi nella TV di Stato
È veramente educativo? Questa è un'altra domanda. E poi la vocazione educativa del servizio pubblico radio-televisivo, ieri sera con questa trasmissione, è stata messa in dubbio? Ma Vera Casamonica, tra l'altro, ieri sera ha detto: Papà Vittorio era buono come Papa Wojtyla. E su questo poi c'è stata una vera bufera. Per noi, ha detto infatti Vera Casamonica, lui non era un re, lui era un papà buono, assomigliava al papa buono. Quindi ancora una volta la figura di un presunto boss, poi diremo perché presunto, viene addirittura paragonato al Papa Buono, al Papa Wojtyla, dice ospite del salotto di Porta a Porta, infatti Vera Casamonica, figlia di Vittorio, non era un uomo cattivo, era un uomo buono, era come il Papa Buono. Ora, i telespettatori non hanno gradito la partecipazione dei familiari del boss Vittorio a uno dei più noti talk show italiani. Scrivono infatti sui social: vergognatevi di dare spazio televisivo a questa gente. È giornalismo becero, è aberrante, è vergognoso, e paghiamo anche il canone per dare voce a questi personaggi. Insomma, questa trasmissione, scrivono, di questa sera è stata veramente diseducativa. Vergogna, vergogna, ma che razza di giornalismo è questo? E con frasi appunto ed espressioni così nette che sono apparse sui social network, i telespettatori italiani hanno bocciato ieri sera la partecipazione di questi due rappresentanti della famiglia Casamonica alla trasmissione di Bruno Vespa, Porta a Porta. Ha scritto qualcuno, criticando la comparsa appunto di Vera e Vittorio Casamonica, rispettivamente, ripetiamo, la figlia e il nipote del capo clan deceduto a inizio agosto, Bruno Vespa aderisce alla campagna "Fai anche tu la pubblicità a Casamonica". E infatti lo ha fatto facendo parlare la figlia e il nipote del re di Roma. A questo punto bisogna anche dire che la fedina penale di Vittorio Casamonica, ieri sera c'è stato anche questo approfondimento sulla TV di Stato, che poi è la parte più interessante, è quella che ha parlato e ha fatto vedere come la fedina penale di Vittorio, il re di Roma, come sottolineato tra l'altro dall'avvocato di famiglia presente in studio, dice: l'uomo Casamonica non ha mai subito condanne, né è stato al centro di indagini per spaccio di droga, né tantomeno per omicidi. Casamonica è stato condannato in molte occasioni, ma soltanto per reati contro il patrimonio, per evasione fiscale, per usura, per estorsione. Insomma, in un episodio tra l'altro che risale agli anni 90. D'altro canto, Vittorio Casamonica era considerato dalla stessa questura un personaggio di secondo piano, non coinvolto allo stato attuale, quindi prima della sua morte, in indagini, e per questo non attenzionato, tra virgolette, dalla polizia giudiziaria. Insomma, non è mai stato condannato
per associazione mafiosa. Quindi ieri sera abbiamo, grazie a Porta, rivalutato il boss, che non era poi un boss, ma era soltanto il re di Roma. Quindi grazie a Vespa, grazie alla TV di Stato, che ci ha raccontato come per esempio a questo punto i funerali e tutto questo scalpore che hanno suscitato i funerali, con tanto di cavalli e di carrozze, tanto di elicottero che su Roma lanciava i petali di rose, fossero appunto funerali di un re, di un uomo buono, di un uomo che può essere paragonato, secondo questa trasmissione, al Papa buono. Così lo ricorda la figlia, gli italiani non saranno certamente d'accordo e noi non lo siamo per niente. Quello che ci preoccupa è che su funerale si è parlato tanto, sulla trasmissione di Vespa non si parla per niente. Arrivederci.